c'è una domanda che non è questa. Ciao Valeria, tu hai affrontato il tema, anzi imparato il linguaggio dei segni per amor vostro, no? In cui avevi un figlio muto. Come no? Poi nel colore nascosto delle cose hai imparato, hai interpretato splendidamente una non vedente. Hai affrontato il tema dell'eutanasia come regista. Quanto ti attirano questi progetti così coraggiosi, sfidanti? A chi non attirerebbero? Nel senso che non è che sono, è normale, è importante, cioè per ogni attore, io ho avuto solo dei progetti sì sfidanti, però anche delle grandi occasioni, delle grandi occasioni che mi sono venute. Non sono solo io che ho dato fiducia, ma sono anche loro che hanno dato fiducia a me, cioè è una cosa reciproca, sono cose molto interessanti, sia, io penso che lei se ne parla probabilmente appunto anche di temi sociali, no? Per me il tema sociale è interessante quando ha a che vedere con l'umano, con l'etica e non necessariamente con il, come dice, col sociale in quanto cronaca, o in quanto politica del momento. Mi interessa quando trascende il momento e diventa altro, quindi l'essere non vedenti, non abbiamo fatto un film o un documentario sul sociale di questo argomento, trascende quell'argomento per raccontare una cosa umana, no? Cioè l'argomento fa parte, lei non è solo cieca, è una donna, è una persona, quindi mi piace quando queste cose, che, come dire, diciamo, il tema etico per me è molto interessante sia quando faccio interpreto un personaggio e ancora di più quando faccio regista nei contenuti dei film che faccio, e queste cose sono decisamente cose che mi entusiasmano per quello. Dario, senta, io volevo parlare di una fra le tante sue interpretazioni che mi è piaciuta molto nel Capitale Umano, e quindi chiederle se ci vuole trasferire, non so, un feedback di quel set, e anche magari in quel film c'erano anche Fabrizio Bentivoglio, Valerio Bruni Tedeschi, si crea un'atmosfera particolare, magari può lavorare con Fabrizio Gifuni, con chi già si conosce, magari con persone che possono, con cui si ha confidenza, lo preferisce lavorare con colleghi nuovi. Grazie. No, dunque, intanto sì, quello è un film molto riuscito, e quindi io faccio parte, facendo una piccola cosa, di un film molto riuscito, in cui gli altri attori fanno delle cose piuttosto... Ecco, io penso che nel film sia giusta io, però niente di che. Invece Fabrizio Bentivoglio, secondo me... No, io lo dico non per falsa modestia, questa è la mia opinione sul mio lavoro. Nel senso che così come ho detto in Storia d'amore sono bravissima, secondo me, penso che in questo film faccio il giusto, però che non ho trovato qualcosa di... forse non ce n'era nemmeno bisogno. Fabrizio Bentivoglio secondo me è eccezionale in quel film, come spesso lo è. E poi Valeria Bruni Tedeschi è un portento. E Fabrizio Gifuni è bravissimo, e tutti sotto la regia di Virzì, che comunque è un cineasta talmente con talmente tanta esperienza, intelligenza, cioè il suo cinema lo sa fare come nessuno, è proprio il suo cinema, e quindi sono molto contenta di fare parte di quel progetto.